Ma guarda un po' che si rivede. Com'era? Barba bietola, barba stoffa. No, barba papà. Ma chi se ne frega? Senti un po', barba stronza. Nel video che mi hai fatto contro, quello per cui non hai voluto chiedere scusa, dicevi una cosa che mi ha fatto pensare. Ho detto che il salmone affumicato fa più male di una sigaretta. Tu giustamente, da uomo istruito, mi hai smentito. Però io so che la scienza va avanti con gli esperimenti, no? Quel che è giusto, barbabietola. Facciamo un esperimento. Fa più male il salmone affumicato o le sigarette? Edez, questa volta è sembrato così reale, un incubo così reale. Io non credo di riuscire a sopravvivere ai demoni che mi stanno mangiando l'anima. Senti, ascoltami, la critica su YouTube è un genere come un altro. Tu devi continuare a fare video, lo devi fare per il tuo pubblico, no, almeno. Edez, no, io ho deciso. Lascio YouTube. Da quando sono tornato dal mio ultimo viaggio archeologico, è cambiato qualcosa, ti dico. Ma dai, ancora questo viaggio archeologico! Ma smettila! I miei studi mi portarono in Egitto, in una regione inesplorata del deserto del Sahara. Fu lì che trovai il Fez. Redez, da allora qualcosa cambiò in me. Era come se mi fosse cresciuta dentro una fame di... una fame di fuoco. Una fame di fuoco? Una fame di... di flame. E poi è successo qualcosa di strano. Pochi giorni fa ho deciso di distruggere il Fez. Io lo custodivo gelosamente in una cassa nel mio armadio e percepivo delle vibrazioni negative che uscivano da questo armadio. Insomma, ho deciso di distruggerlo. Il Fez è scomparso. È come se avesse percepito le mie intenzioni e se ne fosse andato via. Io sono tuo amico. Non farei mai nulla per danneggiarti. Barbaroffa, io sono tuo amico. Non farei mai nulla per danneggiarti. Facciamo un ultimo video di critica. Uno solo. Facciamo un ultimo video di critica. Vedrai uno solo. Dai, vedrai che il tuo pubblico apprezzerà e tu ti divertirai. Ti aiuto io. Va bene. Facciamo quest'ultimo video. Mi aiuti tu. Andiamo adesso a casa mia, sali su e facciamo il video. Andiamo adesso a casa mia. Dai, sali su e facciamo il video. No, ora non posso. Ho delle cose da sbrigare a casa. Senti, facciamo stasera. Va bene, a stasera. E così il nostro Barba si ritirerebbe da YouTube. Mi dispiace, era una cosa che non potevo prevedere. Ti assicuro che convincerò Barbaroffa a riniziare i video flame. Redenz, ma tu non puoi assicurarmi proprio niente. Guardati, ti tengo per i coglioni, senza neanche più il tuo amichetto. Fra l'altro, toglimi una curiosità, ma veramente siete etero voi due? Vaffanculo, ho fatto quello che dovevo fare, ho pugnalato alle spalle Barbaroffa, adesso lascia andare Sinergo. Questo lo farò, io mantengo sempre le mie promesse, ricordatelo bene, Redez. Raggiungimi, e fai in fretta. Sei torto solo un capello a Sinergo! Vabbè, hai capito il senso. Muoviti! Pronto? Pronto? Ciao Luke, sono Barbaroffa. Cos'altro vuoi da me? Non ti è bastato buttarmi merda addosso? È da un po' di tempo a questa parte che è come se avessi avuto l'anima divisa in due. Una parte della mia anima era attratta dal flame e dal litigare, mentre invece l'altra metà ne era inorridita. Io ti voglio chiedere scusa. Certo, tu sei un personaggio pubblico. E alle volte ti comporti in modo controverso.
quindi probabilmente le mie critiche potevano anche avere ragion d'esistere. Però mi dispiace per il modo in cui ti ho attaccato, fuori dal nulla, cazzo di cane. Luke, mi dispiace. Barbaroffa, voglio accettare le tue scuse. Mi sarò anche contraddetto nel corso degli anni passati. Sono su YouTube da tantissimo tempo, può accadere. Ma effettivamente nessuno ha mai capito come ti sia venuto in mente di attaccarmi fuori dal mondo. Magari ti ho punzecchiato, però diciamo che la tua reazione è stata dir poco strana. Hai deciso poi di non fare più quel video contro di me. Il video contro di te? Dai Barbaroffa, non fare il barbacoglione. Il video in cui mi hai parlato questa mattina a Hangout. Quello che ti ho pregato di non fare. E hai detto che avresti fatto comunque. Luke, io non ho parlato con te su Hangouts. Ma come? Sembrava che fossi in una cantina. Una cantina? Avevi il fez addosso e mi hai pure preso per il culo pesantemente. Luke, quel tizio non ero io. Il fez? A quanto pare è tutto vero. Non è possibile. Quelle erano solo vecchie leggende. Devi scappare. Vattene da lì, Barbaroffa. Scappa! Sono qui. Vero, vero. Sai, stavo pensando a questa cosa che dovete fare l'ultimo video con Barbaroffa. Eh certo, così ti inutilerai di Flame e finalmente ci lascerai in pace. Sai come si suol dire? Se dai un pesce a un uomo, costui mangerà per un giorno. Se invece gli insegni a pescare, costui mangerà per sempre. E che vuol dire? Vuol dire che pensavo... Mi interrompo un attimo. Avevi premura di sciogliere il tuo amico. Che i tempi sono maturi. Che? Perché io mi sostituisca a Barbaroffa. Barbaroffa! Dove cazzo è? Dove cazzo è andato quel pezzo di merda? Dove è andato? Dove cazzo è andato? Dove cazzo è? Ti troverò e ti ucciderò! Diario di Barbaruffa. Il fez che ritrovai in Egitto apparteneva a un faraone oscuro, Misdar Halakist, che cercò di guadagnare l'immortalità nutrendosi di ciò che gli antichi egizi chiamavano Falheim, ovvero discordia, flame. Dopo il mio ritrovamento, il fez ha manipolato la mia anima, spingendomi a fare dei video pieni di flame su YouTube. A mano che lo alimentavo di flame, il Fez si è potenziato, reincarnandosi in Misdar Halakist, seguendo la forma del mio corpo. In un modo o nell'altro, sono riuscito a salvarmi. Ora sono qui, lontano dai miei amici, lontano dai miei nemici. Voglio solo cominciare una nuova vita, qui, a Taipei.